qua, ben trovati. Oggi parliamo di teatro insieme ad una critica valdinievolina, Tessa Granato. Ciao Tessa! Senti, ha detto ma si parla un po' di teatro, si fa una recensione, una video recensione. Andiamo, quattro appuntamenti, cinque appuntamenti, 10 appuntamenti, vediamo. Te parla di chi la prima puntata, a chi la dedichi? Allora, più che video recensione, questo è un suicidio assistito dal nostro amico Furio, perché parlare di teatro anche che vorrei trattare io, cioè il teatro più alternativo, è un suicidio praticamente, No, è no? una cosa Però favolosa, è sono una in cosa, buona ma compagnia. E andiamo! quindi abbiamo avuto questa ideuzza, diciamo, di Ideuzza. parlare di teatro con me, che è un po' bazzico nel teatro Un po' bazzica, bazzico è nel una teatro. critica, dai, Sì, sono una teatrale. recensionista, Una come mi disse, no, recensione. come mi disse qualcuno, mi disse, Qualcuno. diciamo, recensionista, quindi mi sta bene recensione, cioè scrivo di teatro, dai. Bene. Se no, poi critica teatrale sembra qualcosa Di negativo. di impegnativo, ma Di impegno. scrivo di teatro, vedo un botto di spettacoli l'anno e li recensisco. Invece, quindi, dove ci porti? Allora, io vi porto nel mondo di Dario Manfredini, che è un... Voi direte chi è Dario Chi è Manfredini? Dario Chi è Manfredini? Dario Manfredini? È un attorone, un maestro di teatro, così definito, non da me, ma da chi ha lavorato con lui, attivo dagli anni 70, e fuori, come dicevo prima, dal mainstream, come si suol dire. Quindi si trova poco, è raro, è una pianta rara, è un animale raro che gira pochissimo, fa infatti uno, massimo due produzioni l'anno. Quindi andare a vedere una sua È, produzione è un non regalo. è, non, non è facile trovarlo. Io ho avuto la fortuna di beccarlo quest'inverno a Pontedera, al Teatro Era, e ho beccato un grande spettacolo, a mio avviso, che si intitola, attenzione, Tre studi per una crocifissione. Ecco, titolo interessante. Il titolo potrebbe anche spaventare, Ma no? no, ma no. Siamo moderni, dai. E infatti fate bene a spaventarvi, perché in effetti è uno spettacolo Ecco. che tratta di temi che spaventano un po' tutti, quindi malattia mentale, psichiatria, solitudine, Ah. abbandono, emarginazione. Quindi c'è una ricerca proprio approfondita, direi. C'è una ricerca micidiale, c'è una ricerca nella ricerca, cioè questo spettacolo nasce da lontano, perché nasce da un quadro di Francis Bacon, che è un altro grande nome della pittura del Novecento. Quindi Tre studi per una crocifissione è un quadro di Francis Bacon. Dario Manfredini ha voluto omaggiare Francis Bacon, non riproducendo i suoi quadri, ma studiando, trovando tre personaggi che fossero interessanti per Francis Bacon. Quindi lui ha trovato nella società di oggi un pazzo, un transessuale e un extracomunitario. E da qui ha creato questo trittico. Questi tre flash, questi tre lampi che narrano tre vite alla deriva. Alla deriva. Si trova qualcosa online di Dario Sì, Manfredini? Dario Manfredini è strastudiato da pochi, però si trova di tutto, cioè c'è il suo sito, c'è la sua pagina Facebook, ci sono i suoi video su YouTube, è tutto documentato. Comunque questo è un grande spettacolo sensoriale, emozionante. È molto potente, che Senti, io senti. consiglio a chiunque voglia anche fare l'attore, voglia Ecco. scrivere e fare il drammaturgo, fare il regista. Quindi di andare a vedere questo spettacolo sensoriale, come la Sì. interpreti questa cosa sensoriale? Sensoriale perché sembrano spettacoli, uno dice, cerebrali, cervellotici, da intellettualoidi, secondo me non è così. Cioè, questo è un viaggio che fai sulla pelle, come se lui ti prendesse un braccio e ti tirasse, ti toccasse i capelli, ti sconvolgesse un po' anche a livello fisico, almeno per me così è stato. Perché comunque non è teatro borghese, non è teatro convenzionale, è teatro fisico e di parola. Però una parola ovviamente non quotidiana, non banale, che ti stravolge i sensi. Comunque trattare di malattia mentale non è facile. Non Ci è provano in facile. tanti, non tanti ci riescono, perché si scade nel patetico o nella macchietta, nel naturalismo. Lui fa tutto l'opposto, Tutto quindi feroce, grottesco, ma anche ironico. l'opposto. Ah, che ironico.
la cosa più difficile. Ricorda ancora il titolo Tre studi per una crocifissione di Danio Manfredini. Bene, allora io ti dico grazie, cioè inizia a accompagnarci dentro le tue recensioni di teatro. Grazie Tessa, e ci vediamo alla prossima puntata. Bene.